No, perché stai andando. Perché non vai a schermo intero, giuoco. Vai a schermo intero, giuoco. Ora mi scazzerà tutto, lo so. Nope. 144, sì, grazie. E dovremmo esserci in teoria, credo di sì, credo di sì. Bene. In attesa che arrivi un eventuale terzo, anzi se qualcuno mi fa un bel feedback dell'audio, non mi farebbe schifo. Già detto, vediamo. Intanto direi di fare una 6 contro 6 a Horizon. Ho cambiato anche il titolo in Road Dog con un po' di matematica, ovvero un nerf Sì, più 2. aumentiamo le tue ore con Roddog. Così magari la mia opinione sarà credibile. No, ma guarda, già sul forum un paio se ne sono presi di voti negativi, se hai visto. Non siamo qui per un popularity contest, più che altro è perché Hanno torto. cioè, Roddog era un cioè, si è parlato tantissimo di Roddog. Alla fine è uno di quei pochi personaggi che andava bene solamente a chi usava Roddog, quindi un motivo ci sarà. Anche gli utilizzatori di Ana dicevano, vabbè, forse effettivamente cura troppo, questo qua. Quelli di Roddog invece non ammettono mai le loro colpe, penso sia, non lo so. Che strano. Il mio paragone con Ryu e Trying to Ken keep rimane. Horizon Luna Quindi cultivated. io, da ignorante di Roddog, Select decido di your hero. prendere Roddog. Faccio schifo con Roddog in teoria, ma se io che faccio schifo con Roddog riesco a giocarci, immagino che i pro non debbano avere tutti questi problemi, o comunque i main non dovrebbero avere tanti problemi. Quindi, boh, andiamo a fare questa controprova. Mio Dio, ha gli occhi. Come vedete. Allora Mike, allora Alex Wack, che prendiamone? È così fluido che sto per vomitare. You know, smoking's bad for your head. Che ci fate là dietro? Stavamo parlando. Your attackers incoming in 30 seconds. Sai che io ricordavo che la scatter di Hanzo fosse su 14 secondi di cooldown, invece su 10. Ok, beh. Torbjörn, muovi con le gambine tozze. Dove stai andando? Ad agganciare il nostro Torbjörn. Vabbè. Dava 5 su 5, perché non mi ha sparato? E sto fa la salsa? Ok, quella distanza lì non devo sparare, perfetto. Sento rumore di scimmia. Dovrebbe essere su. Ok, ho appena avuto un combattimento nello spazio, salve. Get turned.
Adesso può tornare. Vabbè, che. Che hanno loro? Ogni volta la considero quello del style. Hai visto come sono stato saggio ad aspettare? Ah, pensavo cadesse! È vero, non devo fare il roto flanker? No, no, non siate aggressivi. Mi metto giusto a fare il contro hook se te ne qualcuno. Madonna mia, c'è tanti di quei appigli. Oh mio Dio, il mio gancio può bloccare delle ultra. Nessuno ne tiene mai conto. Per le varie potenzialità di... Ma quanto abbandono la partita? Che è successo? Mamma mia, a distanza fa schifo sta cosa. C'è ancora? Ah, non ho preso un Widow ora. E hanno preso anche Reaper. Reaper è per voi. Widow è lassù, non lo posso pigliare mai l'acqua. L'ho colpita un pochino. Ci sta andando Diva, ottimo lavoro. Faccio un po' di soppressione. Ah, me ne frega un cazzo che mi state sparando. Mi ha attaccato la cosa addosso, ma chi se ne frega. Giusto. In questo casino, come sì. Hai dovuto subire gli attacchi, nel senso, hai dovuto sparare un pochino più velocemente, è stato meglio? Beh, quando vedevo qualcuno mi sparava io mi mettevo le cure e non mi facevo una minchia. Tipo c'erano Tracer e Genji che mi sparavano, ma con le cure lo perdi, erano meglio tutti. Tracer fa un po' più di anche è vero che il loro robot è stato un po' più intraprendente. Per questo l'ho sciuppato. Anche essere aggressivi. Però no, era da solo forse. Questo è stato un problema. Non lo so, ci si lamentava che col nuovo... Che il nuovo Roddog fa addirittura un settimo del ratio di prima. Che cazzo dite? Cioè, a meno che non vanno ancora da soli, può essere. Ma se stai vicino al curatore e magari gli agganci la gente che gli va addosso, lui ricambia il favore, tu hai fatto qualcosa di figo. E poi alla fine dovrebbe essere la natura... Cioè, se tu leggi la biografia di Roddog, lui è la guardia del corpo di Junkrat. Può esserlo anche di Mercy e di... Può esserlo di chiunque, perché, cazzo...
anche solo a difendere con la panza. Per gli audio tutto ok. Sì, no, forse. Poi a parte il resto sei morto solo una volta. No, Stai guardando le mie statistiche? dico, in questa partita ti ho restato io. Ma per l'audio qualcuno che dà un feedback? Va bene, va bene. Ok. Facciamo un'altra partita con Roddo perché sembra essere il tema caldo, diciamo, della settimana. Ok, prima l'abbiamo fatto in difesa, ora proviamo in attacco. Mi dicono che potremmo stia abbassare un pochino o alzare il volume delle voci oppure abbassare il volume del gioco. Come vuoi. Ma perché? No, se era rimessa al centro il gioco, io non capisco perché. Io voglio l'hot dog. Allora, questa è una squadra. Fammi vedere. I Dwitzkan non sono male. Ok, questa è una squadra disastrosa, secondo me. Cioè, siamo molto aggressivi. Vediamo ora se riesco a tankare con Roddog. Il punto è che a parte te non c'è nessuno che può difendermi. Però è anche vero che adesso qui sperimentiamo la teoria. Farra Io. potrebbe darmi modo di Ma che avere soluzioni cazzo? per... Che Ah, ma qui se tieni premuto si vede una mappa. Oh. cosa serve? Ha un gaz. Bene, ok. Allora, io devo tankare. Abbiamo due Hitscan, abbiamo due proiettili tipo proprio completamente diversi, uno splash e uno no. Quindi io dovrei in teoria stare dietro a McCree, sarebbe quello più adatto perché se manchiamo uno. Se manco io, lui c'è la flash. Bene, andiamo, andiamo McCree. Io scelgo te. Sono già passati. Ah, lui sta flancando da lì. Ah, ho sbagliato! Rispondo comunque. Ma comunque almeno faccio danni. Ci sei? Davvero, Zarya? Davvero, Zarya? Sul serio? Abbiamo lo scudo di Horizon. Non avevo nessuna fine del lavoro, no problem. Ho mirato pure di merda. Ma ho tirato giù un cecchino, se è poco per voi. Main Roddog, avete un cazzo di gancio, non rompete le dinastie, le gerarchie. Ok, c'è Hanzo. Preferirei. Non ci abbiamo. Eccolo qua, McCree. Preferisco McCree. Vado a prendere il cecchino. Guarda, dov'è che dov'è? Allora, il cecchino è giù. Qualcuno che venga con me. Anche se ora ci vede, in teoria facciamo un po' di spam. Approfittiamo del diversivo di. Facile forse, non lo so. Vabbè, loro si sono dovuti organizzare un po' la cazzo, ce ne mancava uno.
Allora questa non vale. Però, cioè, il potenziale di poter tirare giù una Widowmaker così a random, deposizionarla, cioè, non basterebbe già solo questo. Ok, non l'ho uccisa, è anche vero che mi ha dato veramente di schifo quando l'ho presa. Però, secondo me non si accontenta. Cioè, non si accontentano. Secondo me vorrebbero troppo. Vorrebbero il vecchio Roddog. Io già con questi danni qui mi sento figo. Cioè, ora mi sento, diciamo, bene a usare Roddog. Prima era veramente. Era fast. Cioè, io non penso che si offenda nessuno. Diciamo che era il personaggio più stupido del roster. Perché Ma alla lo fine. trovavi in mappa da solo, poi, assurdo. Vabbè, semplicemente prima ti permetteva di fare cose che con altri personaggi ti sognavi. Cioè, i tank non vanno da soli. Trovami un tank che va da solo. Ma dimmi un Zarya, ma poi personaggio che torna va da solo subito che in da solo gruppo. flank. L'unica perché deve fare lo scudo, deve caricarlo. Al di là di questo, io ripeto, c'ha troppo. Cioè col gancio puoi deposizionare un nemico, poi Reaper, fammi fare ad occhio. Allora, Farrah, Reaper, in teoria Bastion, perché no? Sto ragionando, purtroppo non posso. Ok. Sì, fondamentalmente quelle ultra lì tu li blocchi, fa nulla. Direi pure Bastion, che quando vai in ultra è bello massiccio, difficile da mancare. Alla fine l'hitbox del gancio è molto largo in orizzontale, quindi bersagli come Oryza, vabbè Oryza è grossa in tutti e due gli assi, anche tutte e tre, anche in profondità. Ecco, questa squadra qui penso sia. A parte il singolo healer, vabbè. Però direi che ci sta. Vieni qui perché ci divertiamo insieme. Che non mi ricordo chi citava la frase che dicono Junkrat e Roddog quando stanno insieme, tipo tu li agganci, io li faccio fuori. Era giusto ed era stato creato anche per questo. Cioè, poi non Poi capisco. qualcosa è sfuggito fra vari buff, immagino. Non si sono accorti che un tank non deve killare con un CQ. Al di là di questo è che c'è troppa Un po' con ipocrisia. botto. C'è Dai, assurdo. troppo ipocrisia. Nel senso, è facile dire, ma le categorie servono bla bla bla. Ma c'è una bestia di 600 punti vita che aggancia e ammazza chi cazzo pare. Io il fuoco secondario adesso mi sto divertendo perché non fa così tanti danni. Ma li fa a distanza e comunque fa un. Cioè c'è soppressione, io sparo così, devono essere scemi a passarci in mezzo. Attento dove voli, attento dove voli. Ho sbagliato. Errore. Cecchino in alto a sinistra, dietro di te. Come vedete, non usando molto Roddog, non. Mi sembra che è passato qualcuno verso l'obiettivo. Quanti ce ne sono dei cecchini? Ne hanno due, ne hanno due. Hanno due. Provo ad andare a prendere allora quello su qua. E due support. E ce ne sono due. Va bene. Ok, grazie, vedi, adesso arriva pure Ryza. No, Ryza! Sì. Dov'è la stronzetta? Non vedo però il cecchino, sono ancora lassù. Sì. Ah, mancato. Questi pezzi. Anch'io sono cecchino, hai visto? Boom, col tasto destro morta. 37%, mica male.
Cioè, magari avessi con Reinhardt un attacco a distanza fisso. Per fare pure del trash damage, cazzo. Si sta andando sull'obiettivo. Sono io sola, aiuto. Lei mi curerò mentre lui mi viene assolutamente, guarda. Madonna, che botta scatter e sviolinata. Dove sei tu? Ok. Questo è un one shot però, eh. Guarda che forse l'avevi potenziato, però. E avevo potenziato un pochino. Nah, miro troppo alla McCree per il gancio. Dov'è la stanza? Come ha fatto? Ah, si era allungato un po' troppo, mi sa. La piglio io! No, non l'ho pigliata! Ora ti bastion! Perché sta girando da qui lui? Oh no, me ne servono due adesso per ammazzare un tank. Sono così tanti proiettili. Il cecchino è ancora lassù. E io non so lassù come si sale in maniera rapida, quindi. Ah no, da qui. Ci stanno Tracer. Vado ad aiutarla. Io arrivo fra poco. No, no, ok, sono arrivati tutti e due. No, 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 siamo già in tre qua. Siamo troppi. Guarda, senza agganciarti, anche. Oraisa è messa meglio a distanza o meglio Bastion? Meglio Bastion. Allora potenzio lui. Oraisa non mi ricordo che tipo di drop dei No, non mi damage ricordo per niente. ha. Ma poi più che altro perché è più facile che colpisca Bastion, essendo Hitstun. Come fanno a danneggiarla dietro lo scudo? Grazie. No, è lei che sporge col faccione. Scende nemmeno, anche stupido. questa. Complimenti per la contestazione. Per la contestazione sono male, devo dire. Un Rozer con Reaper. Magari la prossima chiedi se lo vuole qualcun altro, Robby. Ma guarda, ti dirò. Usa tu. Allora, lo sai che io ho sto feticismo per quelli che vengono considerati i più scarsi. Però così non mi sento sporco ad usarlo. No, assolutamente. Prima era veramente sporchissimo. E non mi sembra che non abbia utilità, anzi. Cioè, è un Lo usavo tank. per... lo usavo anch'io, ma solo per avere i kill facili. Cioè, io noto che i Cecchini e Zenyatta cercano di pigliare me. E io ho abbastanza punti vita per reggere. Sì, ma capito, non era un attaccante. Questo è il punto. Insomma, bisognava uccidere. Ok, prenderò Kiki facile. Ma infatti, qual è Ha stata la sempre stagione senso. 3 in cui praticamente tutti i personaggi usavano Roddog? Sì. Però ignoriamo tutto Chissà questo, come cioè. mai. Io ricordo era il periodo Spe. Sì, era l'evento cinese in cui c'era praticamente la nuova diva che tutti ci divertiamo a scioglierla come un cioccolatino. Perché ricordo che lui in quel periodo lì aveva subito il, tra virgolette, nerf dei nemici Della rossa, che se non sbaglio. lui che agganciava più lontano i nemici, cioè gli finivano più lontano. Ma alla fine non era un nerf perché gli avevano ridotto la rosata, quindi se sai mirare li ammazzavi comunque. Cioè lui sem aveva sempre avuto sti nerf strani, ovvero noi lo nerfiamo, ma facciamo un buff che controbilancia il nerf per non cambiare nulla. What? Che cosa?
Questo è il primo vero nerf, ma ripeto, sono seguiti tre buff. Io ripeto, non avendolo mai giocato, la gestione del... cioè, l'ho giocato, ma mai intensamente, diciamo, perché lo odiavo. Non ho mai imparato a fare una buona gestione delle munizioni, quindi per assurdo ricarico con tutti gli altri personaggi, con lui quasi mai. Però a parte quello, boh, non muore subito, gli do un'altra botta come con Zarya. O vado di corpo a corpo, per quelli piccoli corpo a corpo basta. In più prima Zenyatta, vabbè, mi stavi pompando tu, quindi non considero. Però, ripeto, una Mercy che lo pompa, e ritorniamo al danno di prima, ne ha persi il 33% e Mercy ne dà il 30%. Anche perché la potenza di Mercy alla fine serve sempre a qualcosa. E per questo è un gioco di squadra. Ma infatti che... cioè, alla fine, con tutto questo sul tavolo, tutte queste carte, tutti questi dati, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, hanno reso Roddog finalmente, più o Un meno, un giocatore che ha giocatore bisogno dei suoi compagni. come tutti. Perché Come questo qua tutti. dovrebbe essere una Ormai. cosa negativa? La squadra ha bisogno di un support, bene. I support hanno bisogno di difensori, sì, ma soprattutto c'è bisogno di attaccanti. Certo, se no chi uccide? Non si fa danno. Io ripeto, mi sto divertendo perché alla fine il trash damage è sempre utile, cioè D.Va basa tutto quello che fa Poi sul hai trash un bel damage. pochino che non guasta. Io boh, ve li attivo, voi li ammazzate, se no ve li lascio praticamente in fine vita. Qualcuno li ucciderà. Abbiamo solo un McCree, comunque. Ok, questa qua è veramente un banco di prova bello grosso. Sombra sta carando, quindi Abbiamo un sacco di trash sul damage in momento questa sta. squadra. O meglio, c'è la potenzialità di avere tanto trash damage. Simmetra. È un Reaper pure. Allora, io mi metto qui vicino a D.Va. Stanno flancando, va bene. C'è qualcuno Obiettivo, sull'obiettivo? sì, ma ci sono due nostri. Allora sto vicino a D.Va sempre. Io continuo a fare solo danno qui. Tra me e lei, qualcosa vedi? Qualcuno ha approfittato. Simmetra, vieni. Ok, mancata. Ma sull'obiettivo che sta succedendo? Qualcuno. Perché mi sto curando? Non mi serviva più. Beh, direi che lui deve vincere. Ci sta. Ero Ci senza sto, è cooldown. onesto. È onesto, ero senza cooldown. Lui c'ha due fucili, io sono grosso quanto una palla. Bene così. Cazzo devo dire? Probabilmente adesso non dovrebbe essere fulminabile da 2 cm lì per come prima. Perché era veramente una sensazione orribile. Non c'è pulmino Lucio. Ma lui sta andando da solo a Questo secondo cercare. attimo è qui adesso. Alla fine io sono un'esca. No, non mette velocità Lucio, che non capisco chi prende. Mamma mia, ok. Te lo dico Bravo, io una bravo. cosa, te lo dico io una cosa. Che cazzo è successo? C'era un mezzogiorno di fuoco? C'era un mezzogiorno, ma è veramente lontano, eh. Io non avevo sentito niente. Ma tu l'hai sentito? Io stavo parlando, forse per questo non ho sentito. Sì, io l'ho sentito, infatti mi sono scusa dietro un muro. Comunque, ti dirò che il rapido di fuoco aumentato è devastante contro i tank. Tipo io prima sparavo tipo mollando il mouse perché ero abituato al rapido di fuoco vecchio. Qui se tengo premuto tipo Reinhardt o Winston lo sciolgo facilmente, mi sa. Ciao May. Va bene. No! Fuori, 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 fuori. Ah, non dimentichiamo Ho l'ultra. ucciso Manelman, sì, state attenti.
grazie McCree per il supporto. E non dimentichiamo questa bellissima ult di Roddo, cioè non gli basta il gancio per deposizionare. Vado ad andare ad aiutare Mc... che cazzo è McCree? Diva ancora la sua ult. Vado a fare soppressione a destra. Erano 4. Come ti dicevo, questo è un buon banco di prova perché il nostro danno è ridicolo al momento. O meglio, c'è troppo. Nessuno che riesce a fare il danno finale. Però nonostante questo io resta, non... personalmente non direi di trovarmi male. No, no, infatti. Stanno andando comunque. Personalmente, avere un bene, Reaper dai. O un Soldier sarebbe stato sì, meglio. Sì, invece forse di Sombra o di McCree. Sombra ci può anche stare. Ma ciao! Prendetelo! Prendiamo chi si metra? Gli è rimasto poco. Che cazzo? Ah, l'ha aiutata a McCree, ha un senso. Quella anoressica di Symmetra. Chi cosa dove? Andiamo, andiamo Diva. Sento rumore di Reaper. No. Dove è caduta? La mangiata Diva? Reaper non è morto, dai. Cazzo. Nel ghiaccio lo devo apparare il gancio. Oh no, era un floppy killer. Cazzo, l'ha mangiato solo te? L'ho addormentato, per questo non ho fatto altri danni. Sei arrabbiato. E beh, no, l'ultra di... l'ultra di McCree e l'ultra di... L'ho salvata? Reaper alla fine, l'ho bloccata io. Ho salvato Diva e non mi ha detto manco grazie. E ma manco mi ha stato il culo. Parra! Uccisa col tasto destro, così, a gradire. Invece di Reaper, l'ha cambiata. Lel. E beh. Effettivamente ci sono tanti punti a cui spuntare qua. Non è una brutta scelta. Faccio un regalino. Buttate la perla, la torno allo spawn se è meglio. Sono finiti i posti dove andare il Tracer. Okay. Niente, a me sembra solo che ci sia del counterplay in più che probabilmente dà fastidio a quelli che prima non ne avevano. Oh merda, vado a salvare Diva. Vabbè, ti sparo comunque, non capirai. Genji, attenzione. Accurata. Mi tengo il gancio per Genji. Sarà l'ultra. Niente, però no. E vabbè, io devo fare diversivo, l'ho fatto. Oh, che brutta sfida tra Anne che ho visto. Hai visto me vincere, non è brutta. Granata contro granata, proprio una tristezza immonda. Ehi, ehi, ehi. Vuole stare in vita.
E mi pare che la tua vittoria deriva dal fatto che hai lanciato prima la granata. E No, quindi. prima ci siamo colpite e io l'ho addormentata, poi sono tornata indietro e ho lanciato la granata. Chi è quella che sta morendo? Morta chi c'è? È quella. Io col volume troppo basso del gioco non sto sentendo le urla, però. Però posso alzarlo? Andiamo in luogo. Beh, effettivamente abbassino il volume. Mi sono trovato un ultra di farra così a random. Allora, almeno quello non vedo. C'è tanta gente dietro. Vado alla diva. Oh, che palle sto prendendo. Vai! Potere del tasto destro! Bella, guarda la puttana! Vabbè, giustamente si è rotto il gancio. Ma no, tipo ho crappato 40.000 volte così. Grazie Diva! Siamo un team! Siamo fortissimi! Dai Diva, devi buttarti per forza se vuoi vincere. No? Non gliene frega un cazzo? Molto meglio errate, quella è un'uccisione che ti conta poi, eh! Io avrei voluto mostrare al mondo quella sagra di tasti destri o letali, però Sì, anche lo so. Veramente. Ma, ok. Vedi come glielo ho agganciato, eh? Non lo so, ripeto, ora lo trovo più divertente, secondo me. Perché prima, quando lo giocavo, era come se uno spegnesse il cervello, tipo, sì, sto giocando. Che errore, sì, ma che se ne Era veramente frega. facile. Tu ti rendi conto che per 2 punti esatti, proprio 2 punti esatti, non sono salito di livello. Cioè, non 2 punti, per dire, proprio due. 19.998. Vuoi provarlo tu, questo nuovo Roddog? Ma a me non piace Roddick, non piaceva Bene. neanche prima. Ti ripeto, ora lo trovo divertente, ha un senso. E non lo sto facendo per dire, ah, devo giustificare il fatto che l'ho criticato. No, no, ora veramente, non ha senso, cioè. È figo muoversi verso i compagni e dire, ah, te lo aggancio io, prendi questo cioccolatino. Death again. Eh sì, siamo capitati nella squadra dove c'erano loro Vabbè. due. Vediamo un po' cosa ne pensano loro. Poi addio, l'inglese è un po' poco corretto, però. Forse dovevi scriverlo nella chat. No, no, voglio parlare con i miei compagni, onestamente. Forse Diva mi sta rispondendo. E lei ha 17 ore con Roddog, è il suo secondo main. Il primo è Diva. Io ripeto, il buff al ratio secondo me lo rende finalmente. No, a me piace, che cazzo ne so. Pure tu? Ok. Mi do una botta pure io. Oh mio Dio, la merda. Tutti a lì? Ok. Come al solito mi Torniamo sono. indietro.
Però sai che ti dico, sono felice di essere morto. Perché, come dicono tutti i miei road dog, se sei fuori posizione devi essere Sì, eravamo punito. fuori posizione, infatti. Mamma mia, sono così felice. E non penso che mi si possa dare l'ipocrita, lo sto usando. E penso che lo userò molto spesso ora. Che sarebbe un po' una brutta, visto proprio ora che mi hanno... Tipo, ora so la distanza è questa qua per fare... Ma io gli stavo sparando gli scudi. Ma so che perdo un po' di tempo. Abbiamo veramente poco danno. Ma è come la partita prima, non è molto diverso. Non lo so, però ho oro in tutto. Io non ho ammazzato neanche uno. Infatti ho oro con un'uccisione, oro su un'uccisione presso obiettivo, ovviamente in cura e Ma presso come prima obiettivo. abbiamo di nuovo solo McCree come danno, non è una grossa... Anche perché... E loro con Ryza Sì. e Reaper sono veramente aggressivi. Dai, Lucio, fai la magia. Grazie. No, la nostra squadra è inesistente in questo momento. Anche perché tutti quanti stanno cercando di non entrare sul pool. Va bene. Infatti non avevamo danni. Vuoi dirmi che già non posso più prendere Roddo? Che palle. Ma perché sta gente deve scrivere easy win? Ma perché non lo scrivete anche quando perdete? Vittoria facile, sconfitta facile. Esatto. Tra l'altro non sembra abbiamo subito così tanti danni. Infatti. Ah, ma abbiamo fatto una partita veloce perché mancavano 2 punti. Grazie ragazzi, siete degli amici. Davvero, mi ero dimenticata, l'avevi detto. Siete degli amici. Forse con una partita buona salgo. Ma non deve durare così poco, eh. Soprattutto noi non volevamo giocare in difesa. Attaccare. Diciamo subito le nostre intenzioni. Rompere culi. Ma questo qua è un drone che pulisce. Se io mi ci metto su. Un'aspirapolvere. No! La musica da TG mi piace un sacco. Ok, va bene. No, va di merda, ma... Fammi vedere un po'. Guido, che fai? No, Widow ci sta, i punti alti in questa mappa ci sono tanti. Più che altro mi sconvolge il fatto che sia lei l'unico hitscan. Però Vuoi prendere McCree, però preferisco sempre Reaper io. Se hanno Ryza... Lo so, ma cazzo ci devo fare io? Lo sai quanto mi piace pigliare McCree? Anzi, ti dirò di più. Mi piace via Reaper. Dove sei? Vieni con me. Eccomi. Ma l'hanno già sfondata. È sfondato prima. Bravo, così si fanno le pulizie. Bravo. Complimenti. Fa caldo. Fa caldo. Siamo una squadra di merda.
Io Però preferisco i cereali di Lucio. vabbè. Io non ho più i miei cilindri incandescenti. Attenzione, magari anche loro hanno una guida, beh. Bastion. Ah, hanno Rise, giusto. E hanno anche Torbjorn, direi. Quello è un McCree. Vabbè, andiamo con Roddog. Roddog, aspetta, aspetta, Roddog! Devo solo dire. Ok. No, cazzo, l'ho lasciato da solo. Dovevo veramente stare a morire. Siamo con lui. Ora di Roddog, però. Vabbè. Sto Roddog non sicura. Dove andava? È un po' scemo effettivamente. Abituato. Ma non lo so cosa, io Roddog, cioè, sono abituato a curarsi in continuazione, in teoria. Ti manca, eh? Andiamo. Purtroppo no, facciamo schifo a distanza, non abbiamo proprio... Beh sì, c'è Roddog. Cos'è sto rumore di torretta? Vieni qui. Vieni qui, Genji. Quella è una Mercy, quella è una Mercy. Quella è una Mercy. Ah, aspetta, quello può essere un problema. Dimmi quando è l'ultra, che la combiniamo. Con Mercy, con mamma mia, questo Roddog però sta morendo in continuazione. Ora ce l'ho l'ultra legale. Però sto Ryzen mi sembra sveglio. Nel senso... Non è un Ryzen che sembra fare cose a caso. Ma dai, ancora è morto. Che palle. Perché non mi sto curando? Mi è andata mancata una grossa quella di... Attenzione, si cura! Oh madonna, sono più affondato. No, ma no, se non entriamo almeno Junkrat, cazzo. Cioè, capisci qual è il problema? Fai casino, c'è la rotobomba, forse. Ecco che ci rinuncia, bene. Sono felice che molti giocatori smetteranno di pigliare Roddog a random. Secondi, qualcuno vuole entrare con noi. Dai,
Vedi che cosa mi dice? Oh, vuoi dirmi che sentiamo tutti conquistiamo? Dai, bambini. Sì, così li voglio. Vabbè, Lucio cattivo. Bravo, pushiamo, brava diva, push. È molto più a tuo agio, vedo, con... Ah, è loro, l'hanno fatta. Va bene. Come preferisci, May. Devi stare molto simpatica con la Mercy, che è restato praticamente solo te. Loro sono messi molto meglio a formazione. Ma proprio assai. Buono Junkrat, buono così. Va bene, ci sta. Devo caricarmi l'ult. Vabbè, 93, ok, poi si è funzionato. 3 minuti e 23 direi che si può fare. Chi altro c'è all'ultra? Io e Farra. Ok, Farra, mi raccomando. Quelli che non prende uno facciamo che ripiglia l'altro. A me basta una fucilata. Ce l'ho carica. Oh, ma che palle. Ma perché cazzo non entra nessuno? Che c'erano tipo... Ma guarda, Farah ancora lì sei. Ma non l'ha mollata, ma... Ancora. Cioè abbiamo una squadra che o gioca aggressivo, siamo delle merde, e giochiamo conservativi. Va bene, sì. Mi raccomando, per Natale fai i fuochirelli. Dai una botta a sta cosa, dai sta botta a sta cosa. Ah, okay. Oh, che palle sta May. Ma qualcuno che si piglia McCree o roba... abbiamo un soldier. Cioè, ha dovuto sprecare l'ultra con Farra per poi pigliare i soldier, ho capito. Classica strategia per perditempo. Qui che c'è una May. C'è Satana, sento anche il rumore di Mercy. Per l'amor di Dio. Ma... Junkrat, ti odio. No, no, dove andate da qui meglio? Che merda! Che palle però, eh! Ma che problema c'hanno quei due che sembra che non usano l'ultra manco sotto tortura? Alleluia! Cioè, eccola. Ma nessuno si è creato messo. Perfetto. Minchia, due... Dai ragazzi, siete al team schifoso, eh? Beh, guarda. E il cervello che non so se mi regge.
poco e non ho loot. Manca poco e non ho niente. Ma che palle. Ma quello non ha mai mollato Widow o l'abbiamo avuta da ora? Vai Widow, c'è Kina, ma buttati dentro! Ma porca puttana. Ma poi non chiedetevi perché i giocatori sono vivi. Ecco, ti aiuto io, Tracer, non importa se è compagno mio. No, non si può resistere al team schifoso. Pure? Avrà usato la rotobomba quanto? Una volta? Vabbè, due con questa allora. Allora è forte. Guarda, non mi sorprende che non ci sia nessuno di noi qua dentro. Potevo esserci io, visto che avevo tre medaglie d'oro. Oppure no. Una pista a cassa, magari c'è una gioia dentro. No. E invece? Un costume di Roddog che avevo già, io ce li ho tutti i costumi di Roddog, cioè... Io ne ho solo uno, però va bene così. Guarda, proviamo Roddog in campo aperto. Ora, quindi facciamo una quick, magari esce colori lunare e horizon. Mappacola! Xidrax, vabbè, Umberto, come ti sta andando a te la competitiva? Anzi, perché te lo chiedo, posso scoprirlo? Facciamoci fattacci suoi. Perché non me lo porta? Ora ci faremo in pubblico i tuoi fattacci. Ah, adesso tutti sanno qual è il tuo. Vabbè, stai. Sto scherzando. Beh sì, adesso tutti sanno qual è il tuo radio. E ovviamente tutti sanno che la mia ventola sta per esplodere, ma ok. Guarda i miei frame che cercano di lottare per andare oltre il 118. Stanno impazzendo, figura schifosa in pubblico, ma va. Considerando che ci giochi da un mese? Ah, minchia. Sei tipo quello, avevo perso troppi chili ed ero sottopeso, ma sono riuscito a recuperare il mio peso forma. Considera che a noi la stagione... Qual è la stagione che ci ha messo Silver? La 3? La stagione 3 ci ha messo Silver ed eravamo riusciti a risalire a 2005, no, 2004 e 40, mi ricordo proprio 2004 e 40. Poi purtroppo si è attivato quello schifosissimo soft cap. Cioè, oltre da aprile, dice. Da aprile, lol. Ah, beh. E ora siamo risaliti. Beh sì, ora ci ha piazzato in maniera onesta. Cioè, abbiamo fatto 8. Allora, la maggior parte delle vittorie che ci ha piazzato alte le abbiamo fatte. Cioè, la maggior parte delle partite in cui ci confrontava con l'Italia le abbiamo vinte. Quindi, ci ha messo onesti, direi. Io, per motivi scientifici, prenderò ancora una volta Roddo, visto che tutti dicono che è un PG morto. E allora, scopriamo. Ma ormai si è dimostrato che non lo è, dai. È un PG di squadra, alla fine, cioè, non c'è molto da... Ok, devi proteggere me, Ana. Volentieri, le mie due puttanelle. Leo! I miei tre... anche una puttanella meccanica. Forse ora siamo un po' troppi, ragazzi. Facciamo che Zenyatta è femmina. Così sono tutte le mie, puttanelle. Aspetta, Zenyatta ha la testa a forma di tetta. Per me è donna. Ciao. Ragazzi, forse non mi sembra il caso. Aspetta, provo a conquistarlo. Ora mi denunciano. Non è morto, deve solo giocare più vicino al team e non andare a stoccare da solo. Assolutamente, anzi ti dirò di più. Con quel ratio lì è fantastico come scioglie i tank. Ovviamente, essendo che non mazzi più con ogni one shot, loro hanno la possibilità di counter. Lei. Vabbè, le mei deficienti ci sono sempre, ok?
Il tasto destro è bello, cioè a me piace. Via, sciogliamo un po' lo scudo di Rena. Se già del tempo. Vedi? Con sto rateo qui di fuoco sciogliere gli scudi è assai più facile. A parte che sto pompando quella Zarya a dismisura, però. Basta calcolare. Vabbè, sono grosso. No, non caricarmi, non caricarmi. Non caricare, No, non non carica, non caricare. carica. Bravo, Reinhardt caga sotto. Questa distanza qui si espande il proiettile. Che cazzo, mi dimentico sempre di caricare, non lo uso. Io nel dubbio mi... Ma ha addormentato giustamente. Ups. Ma no, un colpo. Ok. Allora ne manca uno e hanno... sì, dai, andiamo. Fatta. Tra un po' c'ho l'ultra. Dobbiamo fondamentalmente togliergli a loro Ana e dovrei essere a posto per l'ultra. No. Mia. È mia. E di entrambi. Ah. Magari ci si contesta sempre per chi deve spaccare l'autobomba. Di solito non se ne cura nessuno. Quando mi ammazzo... No, no, ragazzo, vai, Reaper! Lasciate stare il mio Reaper. Ma io sono qui. Voglio dire il mio Zenyatta, mi confondo i nomi, sono scemo. Stavo dicendo, ma io sono sull'obiettivo. Sono Roddog, sono scemo. Payload. Ti giuro, boh, mi Aiuto, trovo. aiuto, aiuto. Zenyatta sei un po' troppo aggro. E io non vorrei fare il. Dov'è la stronzetta? Caricherà a me! Albero, proteggimi. Widowmaker, resta tutti. Sarebbe ben tipo un fumetto. Widowmaker, resta tutti. Non posso. Che fa la tua ultra? Li vedo a 3 secondi. Ma vaffan. Abbiamo tutti l'ultra? Wow. Direi di non combinare le nostre due ultra, però. Cioè, non... Intanto per qualche motivo mi sta infartando il framerate, ma... dettagli. Scusa, no, ho dimenticato di proteggerti. Che cos'è questa cosa orribile? Hai visto me? No! Mi è caduto dal cielo un anzo con la bocca aperta. Va a cadere già, veramente, ma ok. Addio! Grazie. Non ho proiettili, ma almeno È non lo mio, posso è mio. scaricare. Dov'è Ana? È sguisciata via.
Ma che faccia era? Hai visto pure tu che faccia? Sembrava tipo fatto di cera. È bellissimo. Cioè, è orribile, inquietante, però è bellissimo comunque. Guarda, sono un roddog ignorante che ce l'ho 2 centimetri, ma comunque la bucco invece di sparare. Down. Che cazzo è successo? No, scusate! Mi faccio perdonare. Penso, più o meno mi faccio perdonare. Ti aiuto, faccio un po' di fuoco extra. Sì. Sei morta, eh? Ecco. Una simmetra. Non era te che volevo, ok. Mia. Quasi. E io mi curerò davanti alla tua. Ah, non posso scherzare. Solo per dire, mi curerò davanti alla tua faccia senza fare una piega. Brava, Ana. Ci stai. Solo che hanno guadagnato una sinnetra e un Mac, direi che vi aspetto, guarda. Ringraziatemi che sono in vita, altrimenti era team kill. Baciate il culo a questo Roddog. Manchi solo tu. Usa la forma spettrale, vai un po' più veloce. Sì. Perché l'hai fatto, Ana? Vai. Lo scudo e devo ricordarmi di caricare perché non carico. Fai la magia Junkrat. Ah, no, non puoi curarmi adesso, stai sprecando proiettili, ma grazie del pensiero. Troppo tardi, Ana. Ups, non cada. Mamma mia, Rodri, sei veramente illegale. Scusa, scusate, ma dato c'è un radio figo. Mia. No, si è messa lì mei per. Si è sacrificata per noi. Ho ammazzato la Nutella! Nessuno sarà più grasso da oggi in poi. Che è successo? Ah, Dive è caduta malissimo! Dipendo io? No! Comunque con questo nerf Roddog lo vedo molto meno dipendente dal club per tornare. Ma allora, io ho sempre detto che Roddog è un personaggio molto utile perché può fare la guardia del corpo a chiunque. Il problema era capire. Cioè adesso si aggancia, fa un sacco di danno ma magari non ammazza. Ora è costretto a stare in squadra e quindi cioè è costretto a non tornare alla sua natura da bodyguard, per cui quello potrebbe essere. C'hai una ciccia enorme, ti metti davanti al curatore, lui ti cura, tu lo proteggi. E il problema è che cioè, è sempre la solita questione, se tu puoi fare un ruolo più efficace, perché devi fare un altro? Lui poteva fare il flanker assassino, tra virgolette. E faceva il flanker assassino, cioè era sbagliatissimo perché era veramente una cosa bastarda come personaggio. Ehi, ciao, sei fuori posizione. Ma come fuori posizione? In 20 metri sto gioco. Cioè, dove vai in 20 metri? Ti copre praticamente tutto il diametro di un punto intero. Anche nella lore di Ogro c'è cioè il bodyguard di Junkrat. Infatti è sempre quello che, come l'ho giocato io per quel poco che l'ho giocato. Poi non è figo essere quello grosso che sta in mezzo ai compagni e dice "Toh, vi ho portato la cena a casa e gli yucchi qualcuno". È bellissimo, secondo me. Bambini, oggi si mangia, gli togli, che ne so, una Zarya. In più, è vero che è più debole contro quelli piccolini, ma contro i tank, con quel ratio lì, guarda che te li mangi. Arriving at Watchpoint Gibraltar.
Prima il tank facevi uno shot e avevano tutto il tempo per recuperare a cambiare posizione. Ora con quel radio lì, boom. Diva mi piace molto seguirla perché glielo attiri praticamente in faccia e me la mangia tipo come se fossero dei cerealini. Infatti lo userò anche in difesa. Prima attaccavamo. Sì, ma Ok. difesa solo uno, no, anche perché abbiamo McCree e Hanzo che non è che sparano. Non ha senso questa formazione. Abbiamo McCree che è una mia specie di... È un mio doppione da ravvicinato. Se col gancio prova a scappare, lui con la stun. Attenzione! Va bene, Ana, sarò il tuo bodyguard. Vieni qui, bel culetto moscio. Infatti, provo a Hai anche difenderla, la mia magari skin preferita. lei riuscirà a prendermi se sono in qualche zona alta. Hai anche la mia skin Solo preferita, poi. fammi vedere. Lei? Sì? Niente. Ora, in questa fase qui, Roddog è effettivamente un problema, perché... Vedi, c'è tutto questo corridoio centrale in cui io sono inutile al momento. Prima loro andavano flanker, ah, si nascondevano in un punto e bla bla bla. Io adesso a chi glielo attiro? Qualcuno vuole venire con me? Qualche coraggioso? Loro sono lassù. Che devo fare? Non lo so, io attirerò qualcuno. O meno, ci proverò. Tipo io attirerei lui e la difesa. In questo caso la difesa udiva è stata brava. Purtroppo noi, ripeto, abbiamo sto danno particolare. Mi sa che passeranno belli lisci. No, Anton, mi sa che non hai vita facile con Winston. Anche se servirebbe in No, serve troppo questo in questo teoria. momento. Però c'è un solo curatore e non ho capito in che zona Servirebbe vuole stare. Maxi. O Hanzo, o McCree dovrebbero cambiare almeno in soldato. Mira giusta, troppo distante. Beh, c'è un altro che ha dato questo pacchettino qui. Ma ti dirò, anche contro i piccolini il ratio non è male, sai? No, non lasciate stare la mia Ana. Sbagliato. Ah, che palle. Ha tirato la stronzetta. Sì, perché questa ne ha tirati solo uno. Non capisco perché è anche l'avversaria, eh. C'è qualcosa da salvare qualcuno lassù? Sì, c'è Mercy con l'ultra. Morirò, ma almeno l'ho presa. La scatter di Hanzo. Ah, arriverà anche il tuo momento, scatter di Hanzo. Non arriverà mai il suo momento. Conquistano? No, No, ma Marchi. dai, ce n'erano due lì. No, è tutto il francavo. Aspetta, non overestenderti. Vediamo dove escono. No, sbagliato mira. Madonna mia, ne sto agganciando uno. Ciao! Ma che cazzo, lupi, minchie, vai. La scatter di Hanzo! Ma quanto è divertente! Siamo sicuri che
sia una buona scelta questa formazione qui. Hanzo e McCree non vanno bene. Cazzacciolo in cure. Eppure quella poveretta mi sa che sta curando un pochino. Quella poveretta ha vita veramente difficile. Bene, questa grande mezza. Ma ha tagliato il gancio? Che cool. Ha deviato il gancio. Preso lo so. Almeno il cuore passivo. Ciao. Mamma mia, che sfiga. Mi sa che non basteranno. Troppo poco danno. Questa freccia a casa di Hanzo è proprio un cancro, ma guarda, sei stato anche gentile a definirla così. Però, ripeto, i veri bug di sto gioco erano il gancio di Roddog con la combo e la scatter di Hanzo. Uno l'abbiamo risolto. Vediamo gli altri che succederà. Vabbè, non me ne frega, insomma, tanto voglio lei. A posto. Cazzo. Ma no, come ha fatto? Tutta la vita. La scatter di Hanzo. Non si smenti. Fa 450 danni, mi ricordo, forse di più. Dipende da dal crit. Non la scopriamo oggi. Ma guarda che culo, ha pure saltato il. Pure saltato il gancio. Però continuiamo a soffrire troppo, dai, che è sto danno. Loro almeno hanno segnato ad aumentarlo. Addio, perderò metà squadra. Una. Dai, l'altro. Vabbè, andate a cagare tutti e due, facciamo così. Cosa? Ma scusa, l'ultra di sombra può bloccare la porcata? Non credo. L'ha appena fatto. Wow. Cioè, non blocca un soldier, che è una cosa tecnologica, e blocca la porcata, che è una... Oh, Zenith. Meno male. No! Abbiamo curatori? Cazzo, è vero. Lucio che è morto. Va bene, mi curerò piano piano con la mia maialata. Sento rumore di... Stanno mica passando da dietro? Sono mica sopra? Vado dietro. Sono sopra? Sì. Messi. Bravo. Purtroppo non lo posso fermare alla prima sparata perché sicuramente uso il dash, non importa. Uccidete Ricky.
What? Ma dai, ridicolo. Mi sa che parla comunque di quella freccia di cacca che è un po'. Non so come descriverla, devo essere onesto. Grazie signorina. Ma come cazzo? Vabbè, ciao Gianni, tu fai il capo che ti pare, io vado fuori. Oh madonna. Sono invisibile, non esisto. Grazie Monty, avevo bisogno un pochino più. No, no, era riferita all'ultima sombra che blocca la tua già iniziata. Ma io ci sto pensando perché lei blocca le channeled, cioè quella tipo McCree o quelle là tipo. Mi sa che quella là di Roddo viene considerata come channeled a questo punto. Mentre le status, no, tipo Genji, Soldier, che cambiano proprio stato di. Chi volete amici? Chi volete che vi piglio? Chi vi porto? Lui? Ups. Ma dai, ho messo pure. E ce la faccio di scattare tutto con il canale forse. Vabbè, ci penso forse meglio anche. Guarda come mi cura il pezzo di fuoco! Una capponata tremenda sta cosa. Vabbè. Come siete messi? Male, Male, sono vedo 6 morta. persone su quel cazzo di carico. Vai, Sombra, Sombra, pensa al carro! Porca traia. Non ti preoccupare, McMonnie. Io mi sono buttato per contestare, ditemi che non l'ho fatto inutilmente. Morta. Niente, fino alla fine vedono sei sul carro e non pigliano che noi siamo un Reaper o roba del genere. Niente da fare. Salve, questo è Overwatch, un gioco con 24 eroi, ma ci cacchiamo in cazzo a cambiare. LOL Lochum. Sei un bullo. Quale come sottotitolo? Quale? Sono state dette molte cose in questi ultimi minuti. Beh, direi che possiamo finire qui, no? Non lo so, dipende. L'attacco lo voglio fare. Scusami se ti Allora facciamo ridico. l'attacco. A meno che non ci butti, se ci buttano fuori invece, no? Ah sì, beh, quello è una cosa che. Quella frase lì penso che sia il motto che ripeto da quando è uscita sta filosofia del main. Che poi è una filosofia matematicamente sbagliata. Avere un main significa che se qualcun altro te l'ha già preso, sei fregato. Dovresti avere come minimo 6 main. E anche in quel caso potresti sbagliare, perché magari tra i 6 main l'unico tuo curatore è che ne so, Ana. Tutti pigliano flanker e anche in quel caso hai sbagliato, quindi non ha senso, bisogna saper usare tutti. O almeno bisogna avere un minimo di idea di cosa facciano tutti. Ma non lo fa nessuno, perché cioè guarda che c'è scritto press H to change, cioè capisci che premere H. Ecco, tipo guarda sta squadra qua, cioè. Io posso capire tutto, però. Alla fine quello che se la passerà peggio sarà. No, Merci. siamo a due gruppi da tre, io, tu e McCree. Tu credi davvero che staremo in gruppo? Io, tu e McCree per forza. No, Tu ho dei resta dubbi. qui.
Se poi, che ne so, McCree vuole cambiare in Zenyatta, non lo capirei. Non cambierà mai. Puoi cambiare anche tu in Zenyatta, se vuoi, intanto. Preferisco Lucio, però non reggo Lucio non nessuno con curereste Lucio. nessuno. Infatti perché nessuno starebbe vicino a me. Shoto Dax, mi vuole vendere un divano il maledetto. Aiuto? Battle Mercy. No, io proprio non posso andarci, sono vicino a Saber. Mi sta vicino a me molto meglio. Avere almeno un paio di eroi per classe, almeno, direi almeno due, giusto per incastrarsi in qualche modo. Vabbè, io se dobbiamo fare gli idioti facciamolo al 100%. C'è un Genji dietro. Rod, figurati quanto me ne frega del Genji dietro. Sto cadendo! Qualcuno mi spinga più avanti. Dai I nemici lo faranno. che voglio fare il record di ballo. Sto spingendo. Vabbè, però siete degli stronzi. Bene, la mia medaglia d'oro sul pelo, te l'ho fatta. A posto. Allontanatevi, devo farla io. E via. Bene, andiamo a fare i seri ora. Da dove siete voi? Ok, direi che posso uscire da qua. Ma veramente? Madonna mia. E dove non ti vedo? Dove cazzo sei? Ok, ti ho visto. Mi sta andando preti, non capisco di chi. C'è mica diva. C'è Divina forse. Lassù mi preoccupa non troppo. Chi è? Genji? No, Roddog. Che ci fa uno lì per fermo? C'è Roddog in alto. Lo so, è davvero lì. Ma ti avevo fatto un regalino così gustoso lì. Ero convintissimo di aver preso. Ciao Diva, che fai? Facciamo che però non lo richiamo il mech. Guarda che ancora ci sbaglia che ancora quella gioca come flanker. Sei la vergogna di tutti noi Roddog main. Dai, vieni qui Diva. Facciamo un party. Ah, c'è Kino, ok. Dovrebbe essere lì in alto, ma mi sa che se no. Chi è che sta cercando di stuprare? Ma è Cecchino. Ah, hai parlato di Genji. No, io dicevo Cecchino. Sai che ti dico? Sai che ti dico?
Oh, l'ho preso io. Ma no, tutti e due tutti insieme. Ma va a cagare. Io ho una squadra che mi vuole bene, Roddog avversario, in cui no. Ma ragazzi, non è finita. No! Vai, 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 adesso dire a me che sei ingolosito. Forse. Come? Ma i nostri non hanno Maruccio. Ma va, che domande fai? Non se l'aspettano secondo me. Me lo... per me curo un... vabbè, almeno. Se ne carico l'ultimo. Aspetta che vada... Sono due giochi... da chi? Nessuno. È una bugiarda. C'è il cecchino da quella parte. Lo so, sto andando da su. Ora lo sa. Ma sti cazzi direi anche. Lascia stare la mia Messi, anche se è un po' battle. Pronto a restare in caso? Pronto. Se non mi uccide Genji, perché sta mirando me. Si è messa di spalle, è scema. Ma dimmi tu se mi deve ammazzare viva. No, mi ha ammazzato la scatter di Anzo, ma sì, ha più senso ora allora. Aspetta, sono dietro di te. Ma come due scatter mi ha ammazzato di più. Anzo, aspetta. E sono qui! Non uscire fuori, ho due cecchini, anzi uno solo ora. Ecco, vedi, 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 ha sempre ragione il Roddog. Quello non ti serve. Hai rotto le palle, Jenny. Reaper che è morto, già morto. E beh, qui ci sta. Perfetto. Qui ci sta. No. Questo è il miglior modo per chiudere. Oh, le tue tre RS. Sì. Una ciucciatina e poi si parte. Guarda che mira da 120 frame al secondo. So pure dove tre trasporti, stronzo. Io vado meglio. Guardate questa povera Mercy. Direi che dopo una serata, visto che siamo nelle fasi conclusive, io confermo che adesso Roddog è legittimo da giocare. Da giocare, mi sento molto maraveniero, da giocare. Bilanciato? Bilanciato non lo so, bisogna provarlo più a lungo. Tipo io non sono un buon Roddog, ma Ari chi mira bene riesce a fare robe che io non riesco a fare.
Però non lo so, è più divertente, guarda. Cioè, devi stare con la squadra. Non è Non devi stare da COD. solo. Non è COD. Cioè, questo gioco qui ti diverti se giochi con la squadra. Dopo questa banalità che a quanto pare non è molto chiara ai più, direi che è il caso di chiudere. Si sono fatte le 23:41 in questa notte calda d'estate. È vero, è vero, è vero. Direi che visto che sono più liquido che solido, è il caso di staccare. Ciao a tutti e grazie per averci seguito. Ciao. Ciao!